E bella a tutti ragazzi, sono Gilbert che sono qui oggi tornato, come potete vedere, come sempre raga con gli incontri principali di questa settimana. Vi ricordo che se volete altri video di questo genere qua cerchiamo di supportare questa serie come state facendo e come fate sempre, quindi vi ringrazio. Però vi ricordo di lasciare un bel like, un commentino e se avete voglia anche di condividere il video con i vostri amici. Cerchiamo di arrivare a 70 likes e nulla, direi che possiamo cominciare. Allora, vi dirò come sempre, allora, questa volta ci sono 6 partite belle, quindi proprio appunto incontri principali seri, e altre 6 che sono un po' marcine, che però potrebbero uscire, perché ultimamente ho visto che ne prendiamo abbastanza, quindi direi che è un buon metodo di investimento. Allora, le prime 6 sono, le prime 6 ve le dico molto velocemente, tanto non devo farvi vedere gli sistemi e quelle robe lì, perché tanto le conoscete voi. Allora, la prima è River Plate contro Boca Junior, che è un big match del campionato argentino, quindi non so nemmeno farvelo vedere. La seconda è Galatasaray Fenerbahce, che sono, mi sembra, tra le prime 3 o 4 del campionato turco. Altro big match del campionato turco è Basaksehir contro il Beşiktaş. Questa qua ve la faccio vedere perché non tutti sanno quale sia il Basaksehir, anche se probabilmente non si pronuncerà così, però andiamo a leggerlo adesso e vediamo se si pronuncia così. Allora, campionato turco, ok, questo è questa squadra qua. Allora, Beşiktaş, no, dove è minchia? Ah, è questa qua, è il Medipol Basaksehir, quindi dovrebbe essere giusta come l'ho pronunciata, raga. Quindi ci sono questa, c'è il Basaksehir contro il Beşiktaş nel campionato turco, e poi c'è anche Galatasaray contro Fenerbahce, quindi tenete d'occhio queste quattro cioè queste due partite qua e queste quattro squadre qua, perché potrebbero uscire. Altro big match che potrebbe uscire è Marsiglia-Lione del campionato della Ligue 1, Villarreal-Atletico Madrid e Friburgo-Stoccarda. Ovviamente Villarreal-Atletico Madrid è il campionato spagnolo, la Liga Santander, e Friburgo-Stoccarda ovviamente la Bundesliga. Il consiglio che vi do io, come vi ricordo sempre, è quello di comprare giocatori della nazionalità del campionato. Lo rispiego sempre, anche se tanti, quelli che mi seguono da sempre, lo sanno. Intendo che se c'è River Boca Junior, dovete comprare giocatori argentini perché il campionato è argentino, quindi potrebbe avere quello come requisito, oppure giocatori di valutazione alta. Stesso discorso vale per esempio per il campionato turco di Galatasaray Fenerbahce, quindi giocatori turchi con valutazione alta, quindi oro per esempio. Allora, passiamo però alla parte un pelo più divertente, che è quella di cercare di azzeccare quelle che sono le partite brutte ma che potrebbero uscire. Allora, io cercando un po' su internet, spulciando un po', ho visto che potrebbe uscire questa qua, non è in realtà marcissima, però potrebbe uscire, ed è la partita tra Porto e Boavista, che è questa squadra qua. Non dovrebbe avere il prezzo alto, perché in teoria non è stata fissata, no. In realtà il prezzo è aumentato un po', quindi vabbè, comunque cercate di non rischiare, cioè cercate di rischiare il meno possibile, quindi sniperando i giocatori. La squadra al Porto, vabbè, non c'è caso che ve la mostri. Ah, i giocatori del Porto sono già saliti, vediamo un po'. Quindi questo qua potenzialmente potrebbe essere un filtro per lo sniping, quindi tenetelo presente e provate a utilizzarlo. Altra partita molto molto carina che potrebbe uscire è la partita tra Fulham e QPR del campionato della Championship, mi pare. Dovrebbe essere questa. Il Fulham, questo, che non dovrebbe avere i prezzi alti. Forse sono aumentati un pelo. No, no, direi di no. Comunque cercate di sniperarli come sempre. E tra Fulham e QPR, che ha i prezzi bassi, quindi non c'è rischio. Un'altra partita che potrebbe uscire è invece nella Serie B francese, ed è la partita tra Ajaccio, questa, contro l'altra squadra di Ajaccio, quindi in Corsica. Infatti è un derby. E mi pare si chiami Gas Ajaccio, questa squadra qua, che ha i prezzi bassissimi, quindi potete tranquillamente, raga, investirci un pochettino senza rischiare tanto.
Altra partita molto carina in vista dell'evento di San Patrizio potrebbe essere quella tra Limerick e Cork, tra Limerick e Cork City. Infatti andiamo nel campionato irlandese. Allora, questa squadra qua, che non dovrebbe avere i prezzi alti, no, vedete, potete snipperarli tranquillamente, e Limerick, che è questa squadra qua. Limerick FC, che anch'essa ha i prezzi bassi, quindi rischio veramente veramente bassissimo. Ultima partita, ma non per importanza, è quella tra squadre impronunciabili del campionato danese, che dovrebbe essere questo qua, ed è tra l'Aalborg, no, sì, l'Aalborg, che è in trasferta, contro la squadra che si chiama Aarhus, che è questa qua. Questo match che potrebbe uscire, quindi io vi consiglio di prenderne pochi, perché dovesse uscire si alzano un sacco, però molto probabilmente non esce. Io ve lo consiglio perché ho cercato su internet e questo è uno dei match che potrebbe uscire. Io vi consiglio di investire sempre almeno su 3 o 4 giocatori delle partite marce, più soprattutto partite belle, perché sono quelle lì che escono più solitamente. Però secondo me una marcia delle 6 che ho detto potrebbe uscire, quindi vi consiglio di investire, ovviamente spendendo il meno possibile, quindi 150, così evitate assolutamente di perderci. E nulla, raga, cercate di sostenere questa serie, ci vediamo al prossimo video.